Vedete, su Rocket League il gameplay è stato sempre molto lineare, calcio con le macchine, molto semplice. Beh, dovete sapere che esistono dei players che hanno creato intere mappe e modalità di gioco completamente diverse, come Escape Rooms e anche Escape Rooms. E comunque l'altro giorno ho trovato questa mappa da un video di Lethem e mi è sembrata subito molto interessante e divertente, quindi veramente complimenti all'autore di questa, ovvero Simple Shark. E devo farvi per forza una piccola introduzione alla mappa e alla modalità di gioco perché devo spiegarvi come funziona e darvi un po' di contesto, sennò veramente è incomprensibile. Questa mappa è ispirata al gioco We Were Here ed è da giocare in cooperativa con un amico. In questo caso quindi ho preso lo schiavo dell'ultimo video sui bots, ovvero Albi, e i due giocatori sono posti in due stanze diverse e devono però risolvere dei puzzle connessi tra di loro. Devono cooperare e aiutarsi a vicenda per uscire da tante stanze. Psst, ehi, tu! Per favore, veloce, controlla se sei iscritto. Mi fido che tu lo sia, però controlla ugualmente perché c'è un glitch di YouTube che sta facendo disiscrivere le persone dai canali, quindi controlla. La mappa comunque è stata divertentissima, se volete giocarla anche voi non abbiate paura di eventuali spoilers, perché ogni partita è casuale ed è diversa da quella precedente. Piccolissimo aggiornamento sullo stato del canale, in questo periodo sto streamando un po' di meno, facendo anche soltanto un video una volta alla settimana invece che due, e purtroppo è per motivi miei che sono straimpegnato, ma comunque nel giro di una settimana dovrei riuscire a tornare costante, magari anche facendo più video. Scusatemi, ma ve lo dico che tornerò veramente con delle idee top. Bene, guardate fino alla fine perché ci sarà un finale triste e sad, e comunque la mappa è veramente stupefacente per le cose impensabili che ha. Non vi anticipo nulla, vi lascio l'eclipse. Bella. Allora, aspetta, fammi un attimo capire dove sono. Allora, io sono in una stanza, c'è della lava, e devo raggiungere l'altro lato, suppongo. Perché qua non c'è via di uscita, sì, devo andare dall'altro lato. Qua c'è una porta. Posso andarci? No, porta che non posso raggiungere con la macchina. Ok, no, infatti. Ok, Però suppongo che quindi buttando la palla. C'è una porta verde. Se ci butto dentro la palla. prova La a buttarla. palla va di là, ok, la palla è andata di là. Ma non so, c'è qualche simbolo, Sì, qualche ci sono dei cosa per simboli, ci sono dei rimanere simboli. a posto lì. Perché ti spiego, io c'ho questa specie di. È una specie di labirinto. Ci sono tante piattaforme quadrate qui sotto della lava. Probabilmente dovrò Ok. scegliere in quale andare e tu probabilmente dovrai dirmi quale prendere. Suppongo. Ok, dimmi che simboli ci Allora, sono, io li do il prima. il primo simbolo è una specie di pollice. Cioè, io vedo soltanto la sagoma. È una specie di Ok, sì. corda, non lo so, un pollice. La sagoma sembra quella di una mano. Una mano che fa il pollice in Ok. su. La sagoma, la forma. La seconda è una pedina tipo degli scacchi, un pedone, tipo. La terza è una foglia con un tipo a forma di cuore. Una Ok. Ok, fogliolina. va bene. La quarta è un fiocco, tipo una specie di. Scusa, sì, è un fiocco, boh. È tipo, sono due lobi abbastanza grossi collegati da un tubetto piccolo, non so, una, Va bene, dimmi gli come un altri. fiocco. Poi c'è una specie di. Che cazzo è sta roba? Un tornado, tipo, una specie di tornado. Aspetta un attimo. Allora, quindi, pedina degli scacchi, il pollice. Ok, l'ho trovato. Hai trovato il pollice? Allora, ti dico le indicazioni. Allora, devi partire da. Credo tu abbia. Appunto, con la bussola devi vedere perché devi Sì. partire Est, dall'angolo più a destra. ok. Ok. E devo andare? Per prima cosa ti devi muovere a nord 2 volte. Ok. Aspetta, sto E arrivando. Ok, sta funzionando? Sta però funzionando, devi ok. fare un passo indietro. Ora devi fare un passo Aspetta, indietro. sono Ma andato. non prima, Aspetta, ma aspetta, non aspetta, prima di aspetta, fare aspetta. due. Fai 2 passi ad ovest. Sono rimasto indietro. Aspetta, Albi. Ho Ok. fatto 2 passi a nord, poi. 2 passi a nord devi fare. Perché qua. Allora ti spiego. Perché devi scrivere. Fai un passo indietro, però non prima di aver fatto 2 passi ad ovest. Allora Quindi vado 2 passi a ovest. Ok. 2 passi ad ovest ti vuole fregare, capito? Ah, ok. Ok, sta. No, mi ha fatto resettare. Mi ha resettato, aspetta che ci riprovo. In teoria è cambiato il libro adesso. Fa vedere? Sì, come il gioco originale. No, è. Ah, sì, è cambiato il libro. Sono cambiati i Fa simboli. che è cambiato il simbolo. Questa sarà lunga. Sì. Pollice. Ok. Una specie di. Anche questa sembra una foglia, però non è a forma di cuore. Va bene. Poi, cazzo è sta roba? È un reggiseno, non lo so. Ah, sì, tipo la specie di un cappello che sembra un Pokémon. E poi c'è la pedina, vero? Ok, dimmi. Aspetta, l'ultima è tipo. I ciottoli come sono? Sono tipo due cose collegate al centro? Guardo Sì. soltanto la sagoma, ma allora è quella forse. Allora, Probabilmente è quella, proviamo a sì. vedere. Proviamola. Allora, l'angolo a destra è la tua partenza. East, quindi. Ok, perfetto. Devo andare avanti? Allora, aspetta, vai avanti, ma stai attento ai tuoi passi, perché nel quadratino
a metà potrebbe farti perire. Quindi tu dovrai andare ad ovest. Nel quadratino esattamente prima di quello in mezzo. Sì. Dice, quindi dopo questi due passi. Ok, perfetto, passi. Quello in mezzo, perfetto. Ok, dovrò andare a ovest poi. Allora, dopo aver fatto questo, fai due passi a nord. Poi guarda in faccia il muro a destra, fai un passo e poi puoi dirigerti verso la porta. Ok, ho capito. Perché quando calcio la palla vediamo se si apre la porta. La palla va. Madonna, c'è pochissimo tempo. La palla sta andando, Uno. Due. Quadratino in mezzo che devo evitare, quindi vado a sinistra. Madonna, la palla è veloce, cazzo. Due in avanti, giusto? Sì, due passi in avanti. Uno. No, mi ha resettato. Mamma mia, è velocissima. No, no, ma la palla non era arrivata, probabilmente mi è sbagliato nell'indicazione. Ah, ok. Quindi forse dovevi arrivare in mezzo e poi andare a sinistra. Probabilmente sì, probabilmente sì. È la stessa identica di prima. Devi partire tutto ad ovest, ma fare un passo ad est. Ok. Fai due passi a nord e uno passo ad est. E poi dopo il passo ad est fai un altro passo a nord. Vai ad est fino a che non sbatti contro il muro e poi vai alla porta. Ok. Sì, è sempre quello, è sempre quello. Sì, sì. Noi riusciamo a fare solo questo. Meglio, meglio. Ovviamente sono problemi di traduzione, ma... Probabile. Passeremo sopra questo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E adesso? Sono andato di là. Ho capito, sono stupido. Ok. Ho capito, devo spingere la palla in questo anello, da quel che ho capito. Niente, c'era un buco a forma di palla e lui senti... non ha capito che doveva buttarla dentro. Io credevo fosse il timer e quando la palla arrivasse qua resettava, credo fosse quello. Il timer, ho capito, il timer. Aspetta che sto prendendo, fammelo buttare dentro. Si è aperta, ok, ci vado. Buono. Tutto scuro, ok, ci sono, sono passato. Te okay. Sei passato, ti sei aperta te la porta? Sì, mi si è aperta una porta. Ok, puoi andare avanti, allora vieni avanti che... Oddio, cos'è sta roba? Oddio. Anche ci sono delle porte intorno a me, sono tipo in una stanza. Aspetta che entro nella stanza che mi si è aperta. Okay. Ok. Ci sono delle stanze ottagonali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stanze. Cioè 8 porte che si illuminano una alla volta di un colore diverso. Sono giallo, verde, blu. Aspetta un attimo. Nero, giallo, bianco, non posso giallo. Rallentare. Allora, te leggo. Ripeti in ordine. Blu, nero, okay. Giallo. Bianco, rosso, rosa, okay. Giallo, verde, blu, nero, giallo, bianco. Sì, va bene, è ripartito. Ok, è ripartito. Ok, però poi io bisogna... C'è un gabbiano che sta girando intorno a me. Hai dei simboli, quindi tu. Sì, ci sono dei simboli. C'è un gabbiano che fluttua intorno a me, una luce spenta, una lampadina spenta. Ok. E basta. E basta? Basta. Ok, quindi... Vabbè, quindi penso che sia tipo le piastrelle, quindi... Allora, il colore sarà... Allora, le piastrelle, il gabbiano, il magenta. Prova a entrare nel magenta. Magenta, ok. Magenta, no. Magenta, eccolo qua. Sono entrato e non è successo nulla. Bene. Aspetta, c'è un tubo sopra di me, C'è qua un tubo sopra di me. Anche io ho un tubo sopra di me. Anche tu? Però non so come. Aspetta. Allora, queste sono porte. Sono tipo delle porte. Perché quando ci sono entrato mi ha fatto fare tipo una curva e mi ha fatto riuscire. Quindi penso siano delle porte. Dove fare gol? E io vedo la palla tipo fuori dalla mappa. Quindi non ho la palla io dove far gol. Con cui far gol. Io non saprei come. Allora, aspetta. Provo a entrare tipo nelle teche dei colori. Ah no, sono chiuse. Quindi io non posso interagire con i colori. Poi qua c'ho sto tubo, sto provando a passarci dentro, ma non succede nulla. Non riesci tipo a prendere la palla in qualche modo? No, ma non la vedo. Cioè, la palla è tipo fuori dalla mappa. Cioè, vedo soltanto perché c'ho la wallcam, vedo il contorno, ma è tipo lontanissimo. Ok. Allora, però ho delle leve, però non. Spamma le leve a caso. Vediamo, però. Aspetta. Okay. Devo riuscire a raggiungerle. Intanto... E questa è un'impresa non da poco per me. Io coppo il gabbiano, coppo il gabbiano. Ok, ho tirato una leva bianca. Oddio. Ok, è comparsa una palla. Ah. Ok. Oh, si è accesa la luce. La luce si è accesa adesso. Tu hai la palla? No, non ce l'ho la palla. Quindi provo a metterla sotto il tubo magari. Vai, spingila su.
No, ma devo, cioè devo riuscire tipo a volare. Sì, devi fare tipo l'aereo. Ok, no, la risucchiata. Ok, la risucchiata. Oh, ce l'ho, la palla, ce l'ho. Ok, quindi, allora, io c'ho gabbiano e lampada accesa. No, adesso si è spenta, scusa, la lampada si è spenta adesso. Lampada spenta. Gabbiano e il pavimento è? A esagoni, ok. Il pavimento è a esagoni, quindi è magenta se il gabbiano e la lampada spenta e il pavimento è a esagoni. Magenta? Okay. Magenta, sì. Prova a spingerla dentro appena si accende. Ok, oh, che cazzo succede? È venuto buio da me. Anche da me, sono in un labirinto con la luce spenta. Mi sembra... Un labirinto con la luce spenta. Si è spenta la luce, okay, aiuto, prima... oddio. Allora, tu non hai capito, praticamente sotto il tavolo ci sono questi foglietti di carta con le indicazioni del labirinto. No! Mentre giravo per la mappa, ci andavo sempre sopra e mi si apriva questa mappa gigantesca davanti alla faccia che ogni volta mi dava un sacco fastidio. Ecco, io in questo labirinto è tutto buio. Guarda che bella la mia dissolver, però che carina. E ho tipo una torcia, come su Fasmofobia. Ok, ti vedo. Mi vedi? Okay, ti vedo. Ok. Oh, bellissimo. È praticamente la visuale dall'alto. Ah, ok, guidami. Che figata. Guidami. Ok, allora, vai a destra. Ok. La dritta suppongo. Qua. Con la destra. No, ma perché stai... No, allora, scusami, non capisco perché... Probabilmente tu hai dei muri, Hai dei muri. Stai attraversando dei muri. Probabilmente sono sulla mappa sbagliata. Ah, no, che infamata. Ecco perché, oddio, praticamente tutte le mappe ti vengono sopra, però solo alcune sono giuste. Sto andando... Dimmi dove è un muro. Mi ok, allora, questa mappa non è. Aspetta che devo... Ok, devo sto. Allora. Cerca quella giusta. Vai dritto. A destra, sinistra, no, indietro, ok, vai così, destra, ok, credo di aver trovato la mappa giusta. Ce l'hai? Vai dritto così. Ok. Destra. Ok. Oh, al secondo tentativo abbiamo trovato la mappa giusta. Vai a destra. Ok. Non proseguire, vai, hai una strada dritto a te. Vado esatto. Di qua? No, non quella, c'è un bivio, vai di dall'altra qua. Parte del bivio. Ok. Ok, a sinistra. Ok. Ora io vedo tipo che tu devi raggiungere delle cose ma non capisco. A sinistra o a destra? Oh, c'è un tubo verde. C'è un tubo verde. È forse un muro. Allora, no, se ci vado dentro. Ah sì, mi fa tornare indietro, è un muro. È un muro. Mi sa che devi prendere le chiavi. Ah, ok. Vai a destra. Destra. Sì, vai. Prosegui. Chiavi qua, ci sono dei lucchetti qua. Ci sono tre lucchetti qua. Sì, devi prendere le tre chiavi per uscire, ok. Ok. Qua c'è una chiave gialla, c'è un buco giallo. Ok, vai a sinistra, prosegui, gira a sinistra. Bravissimo. Palla, c'è una palla. Palla, prova a colpirla. Ah, forse è proprio, aspetta. Andiamo, si va. Pum. No. Prova a trascinarla, non so, fare... È tipo trasparente, non so come dire. Io la vedo a metà. Anche io vedo la palla a metà. Non lo so, è tipo trasparente. Tu non puoi fare qualcosa per attivarmela, tipo. Le leve, no. Le tue amate leve. Ah, le mie amate leve. È gialla la porta, è gialla. La palla è gialla. È vero, ho delle leve gialle. Ah, ecco. Delle leve verdi. È incredibile. Lo sapevo. Incredibile. No, però è la prima che hai incontrato. Allora, la no, non è detto. Ok, non c'è più. Ok, non c'è più. Il blocco dove c'era la porta gialla. Perché quelle porte bloccano i punti per andare a prendere le chiavi. Però non capisco cosa servono le palle. Dammi un secondo che ti sblocco tutte le porte. Sono riuscito a interagire solo con quella leva gialla. Quelle altre no, però i muri ci sono ancora. Oh, forse chiave. Ok. Prendila. L'ho presa, ho una chiave adesso. Okay. Chiave il primo gialla. Lucchetto, ci siamo. Forse devi avere tutte e tre le chiavi per sbloccare i lucchetti. C'è la chiave. Andiamo alla porta verde, che era tipo tutta di qua, mi ricordo. Sì, esatto, bravissimo. Ti ricordi bene, continua. Okay. È chiusa però. Sì, provo ad andare ad aprirtela. Vediamo se ora mi fa. Magari prima devo toccare la palla verde, devo toccare prima. Ah, perché la palla che hai toccato tu era gialla? La palla che ho toccato era colorata di giallo. Allora ecco cosa servono le palle. Tu devi prima toccare la palla. Minchia, ma che casino. Poi io posso interagire con la leva. Cavolo, è un meccanismo molto più complicato di quanto pensassi. Vai. Ok, sinistra ora. Madonna. Palla verde. Eccola là, toccala. Penso di averla toccata. Bene, ora
posso tirare giù la leva. No, no, non ti permette neanche di salire bene bene sul muro, perché ti fa un attimo cadere. Quindi. Ok. Giustamente il muro è verticale, ha senso questa cosa. Ah, sei tornato giù. Poi. Ok, ora dovresti avere il percorso dritto. No, c'è un bivio. C'è un bivio. È un bivio a destra. Non so cosa voglia dire sappi in giù, per me non so cosa voglia dire. Ah, ok. Oh, chiave. Scendi. Buona. Presa. Vai a destra. Sinistra. Oh, chiave. Ok, adesso andiamo agli occhietti. Destra, sinistra. Era. No. Sei il peggior navigatore. Destra. No, ora? No, vai avanti dritto. Ok, destra. Sinistra. Oh! Alleluia. Ok. Spero si aprano. Ok, mi ha succhiato le chiavi, si sta aprendo, ok, si è aperta. Bellissima. Ok, e no. Sono tutto al buio. Sei tutto al buio. Io vedo qua una specie di tasti con tanti simboli, simili a quelli che avevamo prima nei libri. Ah, ok. E magari c'è anche della frutta, vero? Sì, c'è anche della frutta. Ok. Poi tante piramidi. Mi sei resettato. Ok, oddio, non dirmi che ho del tempo. No, Albia! Aiuto! Ci stanno i muri che si stanno chiudendo verso di me, sono tipo spinati. Ah, ok. E cosa vedi allora? Ho un tasterino. E di fronte a me c'ho un ananas enorme su una... Ma è un ananas nera o un ananas... Nera. Bene. C'ho un tasterino. Oh. Ok, allora ti dico i simboli che devi premere. Ok. Allora, un rettangolo tipo... Rettangolo tipo con un culetto? Sì, sembra okay. Un poi? Sacchetto. Poi un puffo, una specie di puffo. Dove il... Ah, il Kirby? Però è stretto, è tipo uno Snorlax spanciato. Ok, per terra. Poi? Poi un fantasmino con un occhio in alto a destra. Ok. E un reggiseno. Quale? Il fiocco o quello? Quello più grosso. Quello con tipo due pinne? Sì. Sì, esatto, quello con due pinne. Ok. Invio? Sì. Denied. Fuck, si sta chiudendo, aiuto Albi. Si sta chiudendo. Ah, perché c'erano due ananas nere. È un ananas, no, via, aiuto, veloce, detta. Aspetta, allora, Snorlax. Ok, veloce. Sacchettino. Ok. Poi uno Snorlax con le antenne. No, antenne. Ho sbagliato. Snorlax, sacchettino, Snorlax. Ok, poi, adesso mi ha resettato. L'ananas, no. Bella cicciona. Tende ad essere un cerchio, tipo. Tende più ad essere un cerchio che ad essere un cerchio. Ok, allora, pedina. Pedina, poi? No, ho sbagliato. Ok, pedina. Ok, poi c'è tipo un pollice in su, ma con due macchie in basso. Pollice in su. È un Kirby, Ah, è Kirby, ok. Poi? Ok. Poi c'è tipo... Era lo Snorlax con l'antenna? Un lupo. No, non è lui. Un lupo. Come no? Con la bocca verso sinistra. Eh? Non lo so, allora ci sono due orecchie, un naso grosso, una bocca e un mento. Ok, capito, è un cane, è tipo Pluto, ok poi? Sì, è un fantasma. Ok, granted! È andata? Fa vedere se si è aperta la porta? No, sì, si sta aprendo, si è aperta, ok, ce l'abbiamo fatta. Speedrun questa, io c'ho sempre la luce spenta comunque. No, un labirinto vedo, un labirinto e altri, un codice devo mettere. Ok. E sono tipo al centro di un labirinto circolare, tipo. Con cerchi concentrici. Allora, vediamo. Sembra tipo... Aspetta, mi si è aperta un'altra porta. Un attimo, che devo entrare. Mi ricorda molto The Maze Runner. Allora, io qua ho tante palle. Cos'è sto coso? Allora, ci sono. Allora, è una stanzone enorme. Con tanti cerchi, cioè tante tipo aree circolari. In quell'interno c'è una specie di stand, una specie di teca. Su cui sono presenti delle diverse cose. Tipo, su una c'era un satellite, su una c'è un cono. Ok. Satellite numero 1. Cono, è un cono, tipo una specie di piramide. Sì. Numero 9. Due merche che si aggroppano. Numero, aspetta che guardo. 2. Ok. Una palla di Rocket League. Ok. Numero, aspetta. 6. Allora, io invece ho delle palle numerate con tanti numeri, come te.
e ho gli stessi tuoi oggetti, mm-hmm. ma con numeri differenti. Secondo me serve la tua palla qualcosa. Cosa servono però? Che ti è calciato in giro per la mappa. Brr. 6-1, 9-2, sì. Prova a spingerle, tipo tu non hai tipo degli spottini da metterle? Tipo dei... Assolutamente no. Ah sì, invece. Adesso che ci penso, sì. Adesso che ci penso, sì. Ma è completamente sconnesso. Allora, c'è... Praticamente... ecco qua, infatti questa si è messa. Ho tipo degli stand per mettere le palle. Ok. Quanti sono gli stand? Sono proprio 4. Sarà quello. Scrivi, metticelo dentro. Forse una volta che l'ho messo io, puoi metterlo anche tu. Esatto. Ti sto mettendo un po' troppo, non giudicarmi. Assolutamente. Niente, non entra. È come una vera partita di Rocket League, non riesco. Albi, penso di aver capito. Cosa? Allora, praticamente noi abbiamo 2 codici, suppongo. Porco, mi è comparsa una cosa. Sì, sì, allora c'era un muro nero. Quando mi si sono tolte le palle, sono uscite, mm-hmm. e le ho rimesse dentro. Sono tornato poi nella stanza e sul muro bianco dove erano le palle è comparso un nuovo codice. Probabilmente è quello che devi mettere. Bro, ma com'è possibile che non c'era prima? Vabbè, scrivilo, dimmilo. 6 2 8 4 Granted. Arrivo, chiudi. Arrivo, chiudi. Ok, mi ha dato granted. Ok. Dovevo andare adesso. Dov'è la porta? Esci di qua. Porta. Che questo è un inferno ormai. Voglio scappare. Ok, si è aperta la porta, sono andato. Ok. La luce. Adesso la vedo luce. La luce. Io sono in una specie di corridoio. Con della lava sotto, dove devo volare. Sto provando ad andarci. E c'ho delle scritte. È un corridoio, devo fare tipo uno slalom su dei punti, su dei muri. Posso toccarli? Posso toccarli, ok. Ok. Devo fare tipo uno slalom. E su ogni muro c'è una scritta. Ok. Prossimo. No, ma lo slalom è tutto dritto, penso. Non è un labirinto. Going. Io vedo dei numeri. Sono caduto. Sì, I'm going. Ok, sì. Ok, I'm going. No, è cambiato. È cambiato, sono morto. Sono morto ed è cambiato. Okay. Minchia, io non so volare così bene. Hai dei colori, hai delle cose? No. Should just finish this already. Finish this already. Esatto. Sì. E ci sono dei colori in fondo. Ok. Aspetta. C'ho dei numeri colorati. No, l'uno. Allora, l'uno deve essere rosso, lui. E blu lo sfondo. Mi sa che devi passarmi una palla. Perché qua provo a passare nel buco nero. No, no, mi ha resettato. Why? Sì. Ah, why can't? Can't I hit? No. Scusa. The ball. Sì. Mi chiede perché non posso colpire la palla. Tu non hai una palla lì, scusa. Però ho dei numeri colorati. Mm. Quello che vedi tu con l'1, io lo vedo il 2. Io il 2 ce l'ho tutto monocolore. No, io il 2 lo vedo sfondo verde e numero blu. No, il 2 io ce l'ho tutto giallo. Il 3 sfondo blu, 3 rosso. Ok. 3 rosso sfondo blu? Sì. Ok, il 4? 4 giallo rosa. Cioè, colore giallo. Cioè, allora aspetta, sfondo rosa, 4 giallo. Okay. Sfondo rosa, 5. Numero giallo, 5. Sfondo giallo, numero rosa. Ok, il 6? Il 6, numero verde, colore rosso. E tu hai delle porte sotto questi numeri? Ho delle portine. Entra nel 3 perché è l'unico che ha la combinazione corretta. Ok. Oh, ok, è andato. Ci sono, allora. Ce l'ho fatta, aspetta. C'è una specie di cancello. Posso superarlo? Vediamo. Non posso superarlo. C'è un pulsante. Oh, aspetta. No! C'è un pulsante. E quando ci sto sopra posso... Si alza il cancello. Il problema adesso è... Riesco ad andare? No, non so se c'ho tempo. Ci provo, aspetta. Però io scapperei senza di te, il che non mi fa molto piacere. Perché poi c'è un'uscita, mi sembra. Ah, ok. Tu non puoi... Non puoi... Oh! Okay. Oh! Che cazzo hai fatto? Eh?
E come facciamo adesso? Ho volato e sono entrato nella porta volante. Ah, ok, era quella che... ok. Questo è come nel gioco originale, solo uno di noi due si può salvare. Bro, come facciamo? No, vai te, Albi. Vai te. No. Via, fuori. Giù che ti spingo là, cazzo. Vai! Con me salveremo solo una vita, con te salveremo sia te che il polipo che è sopra la macchina. No, bro. Il polipo è uno... vabbè. Albi, no. Il polipo va salvato. Non posso fartelo fare, non posso fartelo... Vai te. Per favore. Addio. Per favore. Come addio. Addio. Come addio. Addio, mondo crudele. Morirai di fame qua. Vabbè. Non puoi andare. È stato bello. È stato bello. Addio. E invece... No, bastardo, fammi... È anticlimatico così. No. Addio, Albi. Per la... Veramente, addio. Stavolta. Che voglio dire cosa c'è su fuori adesso. Ok? Ti provi, non posso stare qua. I stepped back into the freezing cold, I wondered. Ok? Was there another way? Ah, forse c'è un modo per salvare entrambi. Was this sacrifice necessary? Madonna. Mi spiace, Albi. Who've been here before? La mia anima. Albi! Grazie mille per esserci stato. Grazie mille a tutti per essere arrivati fino a qua. Probabilmente questo video sarà diviso in più parti, perché dura letteralmente 2 ore. Quindi non so se spezzarlo o straeditarlo, vedremo. Deciderà il mio editor, dipende da lui. Grazie mille per la compagnia, per avermi aiutato da librerie. Magari ci invertiremo i ruoli la prossima volta. Magari la facciamo anche in live. Questa è bella da fare. Grazie in live. A te per l'avventura. Sempre vai. Bello. È sempre bello sacrificare Albi, ragazzi. È sempre bello. Sì. Bello.